Il Jobs Act l'ha votato quasi tutti. Cioè tutte le riforme che hanno a che fare col mercato del lavoro e con la vita delle lavoratrici e dei lavoratori in questo paese, come le privatizzazioni, come il fatto che non si è dato seguito al referendum sull'acqua pubblica, sono state scelte, fatte trasversalmente nel Parlamento, votate, come non dico io, ma la nostra Corte Costituzionale, eletto in modo illegittimo. Allora, di fronte a tutto questo, il problema che io ho in organizzazione sindacale qual è? È banalmente quello di non pensare di poter fare il sindacalista come lo si faceva fino a qualche tempo fa. È finita quella storia. Non si può più fare sindacato così, non si può più fare politica come la si faceva fino a qualche tempo fa. Perché io mi trovo a fare tutto. Cioè, quando sei in una situazione di questo tipo, o stai seduto alla scrivania a Roma o nella Camera del Lavoro, oppure fai tante cose che non sono più, diciamo così, nel libro matricola delle cose che normalmente, storicamente, un sindacalista nel corso degli ultimi anni è. Ma torni a fare il sindacalista come lo si faceva quando il sindacato non era strutturato come lo è oggi. E su questo punto concludo. Io la sensazione che ho è che, lo dico per l'esperienza che ho fatto, noi non siamo più nella condizione di poter difendere stabilimento per stabilimento la condizione di lavoro e il lavoro. E ne discutevamo stamattina anche con i compagni della TV. Perché tu fai il direttivo e ci sono quelli dell'appalto dell'ENI. E fai il direttivo e ci sono quelli dell'altra azienda e ci sono cioè tu ogni giorno ti devi confrontare con una nuova vertenza. E il punto è che tu le vertenze o le metti insieme, lo dicevo stamattina con Luciano, aveva fatto la relazione. A me la cosa che colpisce è questa: io paradossalmente, se dovessi stare al sindacato classico, i lavoratori che sono in mobilità e sono licenziati, che non sono più lavoratori dipendenti, non sono più nella categoria della FIOM. Cioè, se io dovessi stare a come classicamente il sindacato oggi strutturato e organizzato, non mi dovrei occupare, ma mi dovrei occupare solo ed esclusivamente dei lavoratori dipendenti che hanno il contratto dei metalmeccanici, eccetera, eccetera, eccetera. Ma se io facessi il sindacalista così, e se la FIOM facesse il sindacato così, è finita. È finita per quei lavoratori, ma è finita anche per il sindacato. E per questa ragione che io penso, e vado alla questione che da ultimo veniva posta, cioè quella relativa all'accordo di programma. Anche stamattina sono riecheggiati nella nostra discussione i soldi degli investimenti pubblici che dovrebbero intervenire sull'area. Però c'è una domanda che giustamente alcuni lavoratori hanno fatto. A me cosa cambia? Questo è il punto. Il punto di vista che noi dobbiamo esprimere in questa vicenda è uno. È ai lavoratori che sono usciti fuori dal processo produttivo. Quali sono le politiche che determinano il fatto che milioni di euro che saranno investiti in buoni o cattivi progetti, un giudizio che legittimamente dà chi è sul territorio? Ma la domanda è, quei soldi lì, quegli investimenti lì, servono a costruire cattedrali come nella vicenda Expo, in cui poi dopo assistiamo ai fenomeni di corruzione di cui noi tutti conosciamo? E poi ci sono 18.000 lavoratori volontari che non avranno un euro e lavoreranno all'Expo. Oppure il tema è invece che tu investi nel porto, investi nell'area industriale, con progetti che non sono calati dall'alto, ma che sono progetti che costruiscono sulla base anche delle professionalità che ci sono, un'ipotesi industriale o di reindustrializzazione e di sviluppo del territorio. Perché badate bene, o metti in connessione la domanda e l'offerta, oppure è del tutto evidente che rischi di costruire un nuovo cortocircuito su cui l'investimento che tu vai a produrre non è un investimento che migliora la condizione del territorio e di quelli che lo abitano, ma rischiano invece di costruire un sistema esattamente contrario. Credo che poi dopo ci sarà una domanda su questo punto, e quindi mi fermo perché così.
un mondo è definitivamente finito, definitivamente. Lo chiamo così, cioè il patto socialdemocratico venuto fuori dalla seconda guerra mondiale è stato travolto dalla globalizzazione. E tu devi fare i conti oggi con, come dire, due frasi che hanno al centro il lavoro ma che si contrappongono in una epoca di crisi quale quella che sta attraversando l'Europa. Una è il lavoro rende libero, che campeggiava all'ingresso dei campi di sterminio. L'altra è quella che giustamente veniva citata della nostra Costituzione, è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Guardate bene, tutte e due queste frasi hanno al centro il lavoro, ma l'uscita dal sistema totalitario, cioè il viaggio attraverso la democrazia, si fonda nel nostro paese sul fatto che il lavoro non è una costrizione. Oggi un lavoratore diceva: io non devo vivere per lavorare, ma devo lavorare per vivere. E questa condizione è la condizione attraverso la quale si sta imponendo un sistema che oggettivamente ha poco a che fare con un sistema democratico che il patto uscito fuori dalla seconda guerra mondiale ha messo in crisi, con il processo di globalizzazione. Ora, io se la dovessi guardare in maniera chiara, cioè cosa sta succedendo? Cioè, sta succedendo che oggi invece ti dicono che il fatto stesso che tu abbia un lavoro costituisce un elemento di privilegio rispetto agli altri. Poco importa se quel lavoro viene pagato 3 euro, poco importa se tu pensi che quel lavoro faccia male all'ambiente, poco importa se quel lavoro faccia male a te. Il punto è che lo scambio che loro ti stanno chiedendo è questo. Se voi vi ricordate, nel 2010 a Pomigliano il punto su cui noi non facemmo un accordo con la FIA fu esattamente questo. Loro ci dissero, in un posto di camorra e di disperazione e di disoccupazione: noi portiamo gli investimenti, ma se volete gli investimenti ci dovete dare indietro i diritti e il diritto alla negoziazione e alla contrattazione, cioè il diritto alla cittadinanza dentro gli stabilimenti. Guardate bene, a distanza di 5 anni non solo il lavoro in quello stabilimento non è arrivato, ma si sono portati via tutti, hanno costruito un sistema di barbarie dentro lo stabilimento, per il quale noi finiamo sui giornali perché dichiariamo sciopero e scioperano in 5 nello stabilimento. Io, a chi ha attaccato la scelta che noi abbiamo fatto, io mi occupo di Fiat, quindi me ne assumo la responsabilità. Però uno a un certo punto deve fare delle scelte. Se in uno stabilimento succede che un'azienda usa i soldi pubblici per fare il contratto di solidarietà, cioè tutti lavorano di meno ma lavorano tutti, e invece l'azienda fa uno straordinario al sabato e uno un altro sabato e uno un altro sabato ancora, e chiama a lavorare quelli che stanno già lavorando nel corso della settimana e lascia fuori 2000 lavoratrici e lavoratori fuori dallo stabilimento, sì, hanno scioperato in 5. Sono i 5 iscritti alla FIOM, perché gli altri 140 dentro lo stabilimento non ci sono mai entrati dal 2010 a questa parte, nonostante abbiamo vinto in sede giudiziaria le cause per discriminazioni nei confronti dell'azienda. Allora uno dice: hanno scioperato in 5? Sì. Dobbiamo cercare altri strumenti di lotta per convincere gli altri? Sì, perché scioperare in 5 non è una cosa fantastica, no? Però contestualmente vi dico: ma cosa avremmo dovuto fare? Accettare un sistema per cui la cittadinanza e la democrazia, dalla cittadinanza e dalla democrazia sono esclusi una parte dei lavoratori perché l'azienda decide che sono esclusi? E scusate, tutti quanti, ora la lotta che c'è in corso nel sistema politico, nel teatrino a quale stiamo assistendo? Qual è? Quella di contendersi la gente che va a votare. Perché del fatto che una parte della cittadinanza abbia rotto perché è esclusa dal sistema di lavoro, di welfare, di stato sociale del paese, e quindi ritiene il voto inefficace dal punto di vista del cambiamento, quello non interessa più a nessuno. Cioè l'accusa che viene mossa alla FIOM, ed è questo quello che mi fa incazzare, è il fatto che c'è quasi un reato di lesa maestà se tu dici che i metalmeccanici, che gli operai, che gli impiegati vogliono fare politica. Sì, vogliamo fare politica, e sapete perché? Perché la politica non è proprietà privata di qualcuno,
La politica è la partecipazione delle persone a poter decidere del proprio destino e del proprio futuro, in particolare se sono quelli che hanno pagato dal 2008 ad oggi il prezzo pesante della crisi in questo paese. E perché quando si sono presentati alle elezioni non ci hanno spiegato che facevano il Jobs Act, non ci hanno spiegato che cancellavano un ramo del Parlamento, non ci hanno spiegato che facevano la riforma costituzionale. Tutte queste cose qui le hanno fatte dopo che avevano avuto il voto da parte delle cittadine e dei cittadini. Allora il problema del nesso che c'è tra la democrazia e il lavoro per noi è uno, è che senza il lavoro non c'è evidentemente la cittadinanza, ma non perché lo dice la Fiona, perché succede come processo sociale esattamente questo meccanismo. E se uno si legge Sottomissioni, un romanzo di Oliver, che notoriamente è un reazionario, ma se uno se lo legge quel romanzo lì, capisce anche dal punto di vista dei reazionari il fatto che in Europa sta succedendo una cosa, sta succedendo che sempre di più c'è una concentrazione, una coalizione costruita da quelli che comandano, diciamo così, a cui non fanno difetto il presidente Mario Draghi, come il presidente della Germania, come la Merkel e così via, di cui noi, lo dico per il sistema paese di cui siamo quasi delle, come dire, diciamo, invitati nelle seconde file come sistema paese. Perché poi sapete, in Italia uno può fare il figo e spiegare che tu sei out perché non fai un tweet, ma quando poi dopo sei in un consesso internazionale e devi decidere le politiche economiche, beh, lì ho la sensazione che noi non siamo al tavolo dove si decide. E paradossalmente in questa fase, pur col carico di difficoltà che ha, ce l'ha più un paese che è quanto una regione del sistema paese Italia, cioè la Grecia, di quanto conti invece dal punto di vista democratico il nostro sistema. Allora, io lo dico per chiudere rispetto alla domanda, io penso che il nostro problema è uno. Noi dovremmo portare la nostra Costituzione in Europa. Cioè io, a quelli che pensano che la soluzione sia uscire dall'Unione Europea, uscire dall'euro, rompere, cioè io penso esattamente il contrario. Cioè io penso che noi abbiamo un portato industriale, culturale, politico, purtroppo diciamo, non ben rappresentato, che se portato in Europa deve convincere il resto, convincerebbe il resto dei popoli europei della nostra storia e della nostra capacità. Sono stato, lo dico con una battuta francoforte, con un autobus, siamo partiti da Reggio Emilia, da Milano, da Bologna, dal Veneto, per partecipare alle manifestazioni che ci sono state verso l'apertura di questo nuovo, come si chiama, di questa nuova cattedrale dell'euro, che è la nuova sede di Mario Draghi. Mario Draghi ci è arrivato in elicottero, perché le strade di Francoforte erano stracolme di decine di migliaia di persone che manifestavano, da tutta Europa. In Italia sono tornato e mi sono molto incazzato perché l'unica cosa che è arrivata sono state 4 vetrine rotte e 4 auto incendiate. Vi assicuro che io che a Francoforte ci sono stato non l'ho neanche vista. Allora, e questa è l'idea di democrazia. E quando siamo andati lì, hanno visto le bandiere della FIOM, la presenza della FIOM, le persone ci hanno riconosciuti. Io questo l'ho trovato un punto assolutamente importante. Il giorno dopo abbiamo partecipato a un meeting di sindacati, attivisti, associazioni e così via, in cui i 4 punti su cui ci siamo confrontati sono stati il reddito, la questione del salario minimo in Europa, la questione della salute in Europa, la questione della visa, diciamo, della possibilità di attraversamento per i migranti, e ultimo è stato aggiunto la questione del clima. Ci siamo andati con l'umiltà di un'organizzazione sindacale che è una categoria dei metalmeccanici. Io penso che il punto vero sia esattamente questo, cioè se tutti noi, ciascuno nelle proprie collocazioni, ricomincia a fare questo tipo di percorso, io ho la sensazione che senza paternità, perché dobbiamo uscire dall'idea che c'è la figura salvifica, l'organizzazione salvifica, il modello principale che dice su tutti, no. Cioè io penso che siamo in una fase in cui ciascuno, per fare un passo in avanti, deve mettere un attimo da parte le proprie, come dire, identità e invece avere un atteggiamento includente nei confronti delle differenze, anche quando non le si condividono.